punti di forza sono una baracca vuota, libera, neutrale, dove si parlerà solo di architettura, di partecipazione, di bellezza. Non vogliamo che ci sia nessun altro tipo di contaminazione, è un luogo dove non c'è colore politico, non c'è niente. Ci siamo noi, quei ragazzi, i progetti da fare. LAP, Laboratorio di Architettura Partecipata. LAP, Laboratorio di Architettura Partecipata. Ciao a tutti, siamo qui nei nuovi spazi dell'LAP, ovvero del Laboratorio Architettura Partecipata. E in questi spazi cercheremo appunto di portare in mezzo alla comunità quelle che sono le nuove idee sulla progettazione, e cercando di condividerla con loro in modo da poter dare un valore aggiunto a quella che è la progettazione del futuro. Oggi cosa faremo? Intanto ci siamo incontrati con l'architetto Marco Dell'Agli, che è un architetto dello studio di Mario Cucinella. Mettiamoci tutti i blocchi di partenza e li allineiamo. Esatto. I lavori sono già partiti, già abbiamo fatto parecchi incontri con associazioni, con tutti quelli che sono gli attori della ricostruzione dell'Aquila e del cratere dell'Aquila, quindi con l'USRA, l'USRC e con quelle associazioni che si stanno impegnando, come per esempio Oltre il MUSP o ActionAid, per la ricostruzione di quelle che sono le scuole dell'Aquila. Il progetto quindi interesserà le scuole dell'Aquila, le scuole del cratere dell'Aquila. Cercheremo di coinvolgere la comunità, interrogarla. LAP, Laboratorio di Architettura Partecipata. LAP, Laboratorio di Architettura Partecipata. LAP, Laboratorio di Architettura Partecipata. Vorrei che la mia scuola fosse bella come un bel televisore, come una bella automobile. Ma chi mi aiuta? Con queste parole di Gianni Rodari vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per essere intervenuti a questa presentazione del progetto LAP. All'Aquila la necessità di dover ricostruire numerosi edifici scolastici danneggiati dal sisma diventa un'opportunità per costruire un modello di riferimento nazionale. Ascolteremo i cittadini su quelle che sono le priorità su cui vogliono partecipare all'interno di un'ampia rosa che sottoporremo loro grazie agli spunti che ci sono già arrivati da Viviamolac, quindi abbiamo delle idee molto concrete che già all'inizio di settembre potremo condividere. La norma ci dice che dobbiamo assistere e promuovere la qualità della ricostruzione con un film speciale. Ruolo, perché sta nel nostro ruolo quello di esaltare le buone pratiche. Questo intervento appunto sarà una scuola che comprenderà una scuola dell'infanzia, la primaria e media, 250 bambini e ragazzi. Invece l'altro intervento, dicevamo, è a Pacentro, appunto uno dei borghi più belli d'Italia, questo lo sapevamo ma bisogna ribadirlo. Per noi è una sfida anche perché questa scuola dovrà essere anche un punto di richiamo, cercare di vincere l'abbandono da parte della popolazione verso i centri più urbanizzati. No? Che nonostante tutte le difficoltà, questo è un gruppo di ragazzi che ha deciso di restare qui, di non andare via e di costruire attraverso anche la loro passione, insomma, i loro desideri, l'energia, qualcosa di bello per questa comunità.